ingresso ancora una volta decisivo come col Crotone, primo tempo insomma, secondo tempo invece Gran Verona. Sì, insomma, anche il primo tempo comunque sì, magari non benissimo, però credo che abbiamo avuto delle occasioni importanti, potevamo andare in vantaggio noi, poi il calcio così, su una palla che non ti aspetti magari hai preso il gol, però la squadra veramente oggi ha dimostrato carattere, ha dimostrato di avere tante risorse e quindi insomma dobbiamo essere fiduciosi, perché imporsi in questa maniera comunque contro la capolista e la squadra che sembra che sta ammazzando il campionato è un buon segno. Anche perché insomma abbiamo trovato di fronte forse la squadra che gioca meglio il calcio di questa Serie sì, B-Win. Sì, no, beh, una squadra che impone il suo calcio, l'ha sempre fatto in tutto il campionato, ma anche noi comunque l'abbiamo sempre imposto e oggi le due squadre forse che mostrano un calcio più bello si sono incontrate, ma credo che insomma ai punti forse abbiamo vinta noi, poi va bene così, insomma, per come è andata la partita credo che vada bene così, perché potevi trovarti sotto in una maniera non bella, diciamo, e dopo il rigore poi la squadra ha reagito veramente alla grande, quindi oltre alla squadra positiva, la maniera di giocare, anche la prestazione, insomma, il risultato va bene. Alla fine mister l'ha provato tutto, insomma, dentro te 4-2-4, Verona no offensivo di più, alla fine insomma grazie a Emile Alferson siamo riusciti ad agguantare un pareggio che dalle tue parole mi sembra visti anche un po' stretto. Ah sì, insomma dai, penso che alla fine li abbiamo messi lì, fisicamente abbiamo dimostrato di stare bene e quindi ci sono tutte le cose per che il futuro venga, insomma, venga premiato da quello che vogliamo tutti, che non diciamo in questo momento magari, però credo che la prestazione oggi ci deve confortare, è più che risultato credo, e quindi nessun problema, insomma, andiamo avanti così e siamo fiduciosi. Mancano 8 battaglie per vincere la guerra finale, finalmente un po' di riposo per voi, perché insomma avete tirato bene la carretta in questo marzo ricchissimo di impegni, però già l'obiettivo è fissato al Bentegodi quando arriverà la Ternana il 6 di aprile. Sì, beh, chiaro, insomma adesso stacchiamo qualche giorno, ma va bene così, facciamo gli auguri a tutti, facciamo una serena Pasqua e poi di nuovo sul pezzo, perché non si può mollare niente, manca un poco più di un mese, quindi tutto concentrato in poco e speriamo che fra un mese qualcosa siamo qua a festeggiare tutti insieme. La spinta ve l'ha data ancora una volta il vostro dodicesimo uomo in campo, vi seguono in tutta Italia, anche oggi 2700 persone al Braglia, insomma sembrava di giocare in casa. Sì, sì, lo dicevo anche prima, insomma credo che attaccare secondo tempo verso quel muro che era imponente sia stata un'ondata positiva per tutti noi e alla fine comunque ti fa sentire meno la fatica e spingi e tante cose vengono con forza e veemenza più forte, quindi va bene così, insomma grazie a loro, grandissimi anche loro e tanti auguri a tutti.